Scelto di creare una sezione videoclip perché a nostro avviso probabilmente una delle sezioni più libere, più indipendenti che possono esistere da condizionamenti esterni, soprattutto in termini economici, perché molto spesso il committente è la prima persona che ha vantaggio a mettere la propria originalità come sostanziale base. Come tutto bisogna essere indipendenti con se stessi e quindi trovare dei linguaggi veramente onesti, indipendentemente da come la gente poi dopo sarebbe più in grado di fruire del proprio lavoro. L'indipendenza penso che in qualche modo voglia dire onestà. Cioè, il problema dell'indipendenza poi sta nella distribuzione. Cioè, un prodotto indipendente se non incontra la distribuzione, cioè, rimane un'indipendenza che è non servile, no? Quindi ci vorrebbe un ponte tra distribuzione in qualche modo in grado di fare percepire e fare vivere questa onestà, un po' come questa sera, insomma. Con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a 516 euro. Mi scusi, questi capelli. Punto di vista di Michele Avanzato. Un prodotto che può essere definito come classico, cioè una tipica struttura, una trama senza tante diramazioni e una sorpresa finale. Ehi, scende giù dal set, lenta, sa dalla gioia ad ogni cuore. Questo piede puntalo, no, Iacinzia. No, puntalo per dire punta la pianta. Okay. Credo che l'idea di indipendenza nasca essenzialmente dal fatto di riuscire a fare un proprio percorso dentro il cinema, dentro il linguaggio per immagini, che sia autentico, che sia genuino, che sia un percorso personale, slegato da anche un po' magari da come ti hanno insegnato che le cose vanno fatte, no? Per me la strada verso l'indipendenza paradossalmente è arrivata legandomi a un gruppo di persone con le quali lavoro, quindi più che individuale credo che sia un lavoro di squadra l'indipendenza.